Giocatore ricco, finalmente ho ricaricato le mie 20.000 gemme. Ma sì, cosa sono 20.000 gemme? Due spicci, ovviamente con il codice Kazu. E si parte con la prima cassetta. Power up di Shelly, ma che me ne frega dei power up di Shelly. Su, ho appena iniziato a giocare a Brawl Stars, voglio trovare solamente nuovi brawler. Vabbè, di il primo mi posso accontentare. Però si va avanti con le prossime mega casse. Ah, un altro skip luccicoso, sì, dai, cioè ho appena iniziato a giocare ma ormai mi sono troppo abituato a questi skip luccicosi, sto trovando troppi... Ah, infatti in questa cassa non ho trovato nulla, ma si va avanti, abbiamo 5 skip, visto che ho appena iniziato a giocare anche con i 5 skip il gioco mi vuole bene, quindi comunque mi fa trovare il brawler. Chi è questo Rico? Ma sì, ma che me ne frega, su dai, gioco, facci trovare i brawler leggendari, che qui hanno detto che si trovano tantissimi brawler leggendari, vediamo 50. Potenziamenti di bombardino e rosa. Mamma, basta con i brawler rari, voglio trovare i leggendari. Vi giuro, se non trovo almeno un brawler epico io cancello il gioco ora, anche se ho appena speso 20.000 gemme. Vediamo, che me ne frega del gadget di Shelly. Su dai, andiamo avanti. Un altro, basta, basta, vi giuro, il prossimo gadget elimino il gioco. Fatemi trovare assolutamente un brawler epico, vi prego, vediamo. Di qua neanche niente, ma com'è possibile che sto gioco, questo qui sei skip, potrei trovare qualcosina. Ok, questa qui chi è? Mamma mia, quanto è brutta. Pam, però almeno è un brawler epico. Sì, almeno riesco a battere tutti gli avversari. Ah, ottimo così. Chi è quest'altra? Bea. Ok, le piace il miele. Ma si va avanti con la prossima cassetta. Addirittura due skip luccicosi e trovo la star... Doppia star power, ancora. Cioè, mi sto maxando con le star power praticamente. Voglio un brawler leggendario. Ok, di nuovo sei skip, ottimo così. E finalmente riesco a trovare Ambra leggendaria. Direi che ne è valsa la pena shoppare queste poche gemme, alla fine sono solo 20.000. Giocatore povero. Che bello, vediamo un pochettino che c'è nel negozio. Ah sì, finalmente mi sono usciti i power up di Maxine. Perfetto, peccato che però il gioco oggi non mi abbia dato nessuna cassa gratis. Ah, tra l'altro inserisco il codice Kazu, K-A-Z-U. E nel Brawl Pass c'è una cassetta enorme. Sono contentissimo, spero di trovare il brawler. 3 skip. Vabbè, sarà per domani. Giocatore ricco. Perfetto, altro giro, altra corsa. È arrivato il momento del Brawl Pass. Subito vado diretto. Subito vado diretto con le 10. Oh, bello questo qui, Surfer Carl. Perfetto, tra l'altro ho voluto creare un account da zero, così ricomincio a sbloccare di nuovo tutti i brawler, perché sul primo account onestamente mi sono stufato. Ho già trovato tutti i brawler, mi stufo anche di combattere. Preferisco creare un nuovo account e ritrovo tutto da capo. E questa è la cosa divertente, trovare i brawler nelle casse. Infatti siamo già a quota 2 brawler e 2 skin, perché sì, se io trovo il brawler deve essere assolutamente skinnato, altrimenti ho vergogna di andare nella battaglia. Allora, vediamo un pochettino. Potrei aprire qualche cassetta, vediamo. Vabbè, che me ne frega di 10 gemme. Ma le gemme sono, cioè 10 gemme onestamente sono per i poveri. Guarda, le prendo così giusto per, tanto spendo 30 gemme qui ogni volta, perché ti pare che io faccio le missioni per completare il pass? Ma shoppo assolutamente tutto. Sì, vai, tutte le soglie. Anche perché devo arrivare al più presto alla 30ª soglia in modo da sbloccare. Basta con queste gemme, mi sono stufato. Non me ne frega, però basta, le gemme non le prendo più. Voglio arrivare assolutamente alla 30ª soglia, così sblocco il brawler cromatico. Però lo prendiamo dopo, si continua ad andare avanti, perché appena sblocco il brawler cromatico, subito dopo devo prendere la skin. E ovviamente la skin di questo brawler cromatico la trovo solamente all'ultima soglia, quindi si va avanti. Ah, perfetto, siamo arrivati praticamente alla 70ª soglia. Abbiamo anche la skin per Buzz. E quindi, come ho detto prima, finalmente posso sbloccare Buzz. E subito dopo mi vado a prendere la skin, altrimenti non lo uso in partita. 3, 2, 1, ed eccola qui. Mamma mia, ma sta skin è bellissima. Giocatore povero. Ah, tra l'altro mi sono appena reso conto che è uscito il nuovissimo Brawl Pass. Voglio attivarlo. Giusto, non ho le gemme, onestamente non voglio shoppare. C'era la cassetta che l'ho già aperta almeno una soglia.
Ma dai, ma come? Gemme insufficienti anche per shoppare solamente una soglia? Voglio solo una soglia, non shoppare il Brawl Pass. Per favore, fatemi spawnare le gemme nell'account, vi prego. E il fortunato di oggi è il carissimo Algrin, che si becca la mia amicizia. Mi raccomando, inserite il codice caso nel negozio, KAZU. No, vabbè, non ci credo, mi è appena arrivato l'invito da schifo Kazuo-san. Chi è che se lo ricorda? Tra l'altro ce l'ho ancora fra gli amici, cioè, ma stiamo scherzando. Vediamo che vuole. Bene! Partiamo benissimo con delle censure, ma continua a scrivere. Le coppe del mio brawler valgono quanto te. Ah, che vuol dire? Non ci credo. Cioè, a stua zero coppe, mi ha appena detto che valgo zero. Grazie mille, grazie mille. Valgo così poco, ma intanto mi hai messo nel tuo nome. Beh, anche se c'è scritto schifo Kazuo-san, effettivamente mi ha dato importanza. Infatti il gioco non accettava parolacce come nome. Ok, mi spieghi cosa vuoi, lasciami in pace. Come mai sei online? Stai registrando un tuo video? Ancora stai su YouTube? Sì, sono ancora su YouTube e sto registrando Gamer ricco versus povero. Scommetto che tu sei quello ricco scioppone di... Bla bla bla, sei solo un rosicone invidioso. E ti pareva che lui rispondeva in questo modo? Ma che me ne frega a me. E sta continuando a scrivere. Non gliene frega, però mi ha pure invitato, eh. Tanto anche se shoppi sei comunque un nabbo, quindi... Bene, allora facciamo 1v1 con Piper. Ma perché non la smette? Riflettevo su quanto tu assomigli a Tick. Bene. Vabbè, ma questo è proprio un pirla. Oddio, che schifo, levami da squadra con te. Sì, perché appena è stato invitato era proprio di fianco a me. Evito di rispondere. Su, dai, metti pronto. Vediamo. Oh, cavolo, mi ha già colpito e io non lo... vabbè. Che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Realmente l'Ether ha fatto progressi. Ma c'è poco da fare con caso. La recupero. Sì, dai, fammi vedere come spinni. Intanto io mi prendo anche la stellina. Guardalo qui, guardalo qui, guardalo qui, giampa Kazu. Ok, ha giampato anche lui. Mamma mia, sfida fra titani. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, ma killato. 4 a 5, ma possiamo ancora farcela. Attivo subitissimo il gadget e lo riesco a colpire. No, non l'ho colpito, non l'ho colpito. Calma di Kazu-san. Vabbè. Non ci credo. Cosa sta succedendo? Kazu-san, per favore concentrati, perché potrei fare una brutta figura tecnicamente. Mi potrebbe insultare per tutto il tempo. Ma la smetti di spinnare, per favore. Guarda, ogni volta che spinna io lo riesco a killare. Eccolo qui, è respawnato. Prova ad attivare un gadgettino. Guardalo lì, il gadget perforante. È proprio entrato... Non diciamo dove è entrato il colpo addosso a Piper. Però avete inteso, no? Però non ci credo. Guardalo lì come ha jumpato proprio all'ultimo secondo. Ah, cavolo, volevo predictarla. Non ci sono riuscito. Dove ti nascondi? Su, dai, esci. Muoviti. Niente, mi ha killato. 11 a 10 per lui. Ha una stella di vantaggio, ma possiamo ancora farcela. Anche perché ho la super carica. Il problema è che mancano solamente 25 secondi. Guarda come scappa. Non ci credo. Oh, si nasconde dietro i cespugli. Guardalo, guardalo, guardalo. Non ci credo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Prova ad usare una super. Dai Kazu, dai Kazu. Perfetto, killato. 13 a 11. Adesso me ne scappo io. Me ne scappo io. Voleva fare il codardo che si nascondeva nei cespugli e adesso me la spinno. Direi di provocarlo. Ok, abbiamo fatto una bella risata. Sta scrivendo. Vabbè, però la prossima volta non usare le hack. E tu la prossima volta rosica un po' meno. Ecco, ti pareva che parte... Allora, basta, per favore, usciamo da sta lobby, non ce la faccio più. Giocatore ricco. Ovviamente sembra scontato che io ho già completato tutta la collezione dei brawler e per ogni brawler ho anche tutte le skin. Per fortuna che Supercell, quelli lì del team, hanno messo l'opzione di mettere la skin casuale, perché onestamente mi ero stufato. Cioè, con tutti i brawler, ovviamente, ho tutte le skin. Anche qui con Colt, perfetto. Cioè, è inutile proprio andare nel negozio e vedere se sono uscite nuove skin, perché devo aspettare le nuovissime skin, quelle lì che annunciano nei vari Brawl Talk, perché ormai le ho shoppate tutte. Stesso vale con Jesse, ma non ti preoccupare, cioè pure se clicco su qualsiasi altro brawler tipo Tara le ho sbloccate tutte, quindi attiviamo l'opzione skin casuale. Sì, direi che ho speso un bel po' di gemme. Giocatore povero. Cavolo, cioè è possibile che ho ancora 15 brawler? Ma io mi sono stufato. Ma almeno qualche skin. Ma cioè,
Ma io ricordavo di avere una skin con Shelly. Ma qual era il brawler che... Ah, ok. Con Brock, per fortuna, Brock Super Ranger, con le gemme che mi ero conservato per shoppare il Brawl Pass. Ma niente. Ah, Bombardino, perfetto. Anche la skin Bombardino d'oro. Vero, vero, vero. Quando avevo fatto quella piccola ricarica di gemme con Rosa non ho nessuna skin, neanche con Stecca. Ma dai, ma che cavolo. Cioè, ho praticamente zero skin. Però almeno Beryl Mega Cassa, questa qui che ce l'ha dato in regalo Supercell. Qualche altra skin, vero? Mi ero dimenticato di Carlo Domatore di Cinghiali. Però, ah, che cavolo, cioè ci sono account con tutti skinnati e io zero skin praticamente. Giocatore ricco. Oggi mi sento molto fortunato e ho voglia di aprire qualche pacchetto delle reazioni. Anche perché finalmente sono uscite nel negozio. Vediamo No, ma non mi piacciono queste pin. Vabbè, passo al mio account secondario magari. Eccoci qui, vediamo nell'account secondario cosa trovo. Anche se mi sono rimaste davvero pochissime. No, basta con le reazioni di Dynamike. Ma non ci voglio credere, vabbè. Chi è quest'altro? Si va avanti con Leon. Ok, Leon lo posso. Chi è quest'altro con l'orologio in mano? Vediamo, ok, Jackie lo possiamo accettare. Credo che stiamo ora sul mio quinto account, perché ho davvero troppi account con tutti i brawler sbloccati e mi mancano solamente le reazioni. Prossimo pin pack. La reazione di Corvo la posso accettare, però è comune, io voglio solamente reazioni epiche, per favore. Mi cacciate. Ah, finalmente Mortis reazione epica, erano davvero le ultimissime che mi manca. Chi è quest'altro? Vabbè, ormai mi sono stufato. Ultimissimi pacchetti. Ok, reazione di Rosa. Guarda, ti faccio lo screen perché c'è mio cugino che la desidera e io l'ho trovata così con tutta sta semplicità. Però abbiamo capito che mi posso permettere tutti i pacchetti. Guardate questa qui di Iris, carina. Giocatore povero. Eccoci qui, nuovo giorno su Brawl Stars. Vediamo nel negozio. Ah, bello, pin pack a 9 gemme. Cioè, solamente una pin. Ah, carina questa qui di Brock. Dai, direi che per 9 gemme ci sta. Non ho speso neanche tantissimo.